Le proposte di cui parleremo abbracciano a grandi linee l'arco temporale della scuola primaria e sono a costo zero, nel senso che non richiedono l'acquisto di materiale specifico. Naturalmente sto parlando di attività concrete, facilmente integrabili nella didattica quotidiana. Come già negli incontri precedenti sulla disgrafia, partiremo dal concreto per giungere gradualmente ad un piano sempre più astratto e formalizzante. I fatti logico-matematici saranno considerati sia dal punto di vista ritmico-spazio-temporale, sia da quello linguistico-espressivo. Come sottofondo cercheremo di costruire e di mantenere l'aspetto ludico e giocoso, necessario per qualsiasi apprendimento, ma indispensabile per la matematica, se l'obiettivo primario è quello di amare questa materia complessa ed affascinante.